Rafforzare la cooperazione economica significa anche promuovere buoni investimenti diretti in entrata e in uscita, reciprocamente vantaggiosi, trasparenti e sostenibili, che garantiscano ricadute positive in termini di posti di lavoro, di qualità e sviluppo dei luoghi che li ricevono. Attrarre investimenti esteri ci consente di alimentare la crescita economica della nostra nazione, la sua crescita occupazionale. È importante che siano investimenti buoni, cioè sono quegli investimenti da cui possiamo trarre beneficio in termini di incremento della produttività e del valore aggiunto, che consentono di aggiornare le competenze manageriali e tecnologiche indispensabili per fronteggiare la concorrenza, che contribuiscono al generale rafforzamento della presenza oltre confine delle nostre aziende, favorendo forme virtuose di partenariato con società straniere a fronte chiaramente di piani di sviluppo industriali trasparenti e verificabili. Quando parliamo dell'Italia e del suo potenziale manifatturiero, noi parliamo di uno straordinario tessuto imprenditoriale e di filiera sul territorio. Parliamo di oltre 3.000 piccole e medie imprese innovative di eccellenza. In molti settori, basti pensare al settore automobilistico, noi siamo tra le poche nazioni che sono in grado di offrire una capacità di filiera, dal design alla componentistica, passando per la manifattura. È importante che anche il mondo imprenditoriale cinese sia cosciente dei vantaggi comparativi, delle regole del mercato italiano, di quanto sia oggi dinamico e aperto ai buoni investimenti. E anche sotto questo profilo c'è un importante lavoro che ci piacerebbe fare insieme, che stiamo cercando